Ecco, anzi, rieccoci nell'anno 2010-2011 con Mister Nocera Graziano della Nuova Gioiese. Mister, un debutto questo in Coppa Italia, tutto sommato, sì, deludente, però voglio dire, la prima partita sotto un sole cocente dove il caldo l'ha fatto da padrone, quindi poche indicazioni, anzi, quasi niente. Sì, dici bene, quasi nulla, perché il caldo e il campo credo che abbiano fatto la differenza tutte e due le parti. Sono quasi nessun tiro in porta. Poche giocate perché non c'era la possibilità di poter sviluppare un'azione degna di nota, però insomma abbiamo cominciato a vedere nelle prime partite che c'è già un agonismo molto importante, ci fa entrare subito in un clima campionato deciso e bisogna subito partire col piglio giusto. Noi siamo di qua per fare sicuramente il risultato, non ci siamo riusciti in pieno, però abbiamo rischiato pochissimo, diciamo che qualche buona cosa si è vista. Ecco, abbiamo visto Alessi comunque con un passo giusto, nonostante sta recuperando, sì. Sì, Alessi ha risposto bene, abbiamo tenuto fermi 3-4 giocatori, ma come d'altronde anche loro per le condizioni anche del campo che è molto molto duro. Purtroppo diciamo, il caldo oggi ha fatto la parte del leone, era un caldo asfissiante. Credo che giocare a quest'ora ad agosto sia un po' complicato, si potrebbe magari fare anche pochi spettatori perché la gente è al mare, quindi cioè controproducente. Ecco, se lanciamo questo segnale non di polemica assolutamente con la Lega, però giocare il 21 d'agosto per i dilettanti quando poi tutta la gente è al mare, c'è poca gente, in più i ragazzi se ne soffrono. Un ragazzo si è sentito male, sarebbe il caso comunque di rivedere almeno quantomeno posticipare di una settimana o comunque cambiare gli orari. No, secondo me i campi che lo permettono, secondo me si potrebbe fare qualche partita un pochino più tardi, almeno si trae anche qualcosa, perché ti ripeto, quando c'è il caldo già dopo 20 minuti in 22 boccheggiavano, insomma, era difficile da parte di tutti. Però è una partita servito sia a noi che a loro, perché so che anche loro hanno fatto poche partite amichevoli, noi abbiamo fatto una sola con la prima della Regina, questa è la seconda e ora domenica giochiamo in casa e dobbiamo cercare di vedere di far il meglio possibile in casa con la Torinovese, giochiamo sul campo nostro che è un campo bello con l'erba e quindi dobbiamo cercare già di trarre le prime importanti conclusioni, che non vogliamo fare sicuramente la parte della vittima sacrificale, vogliamo fare un grande campionato, ci teniamo ad andare avanti in Coppa. Ecco, quindi... a proposito di campionato, l'anno scorso avete fatto un campionato da squadra rivelazione, quindi quest'anno cercherete di confermare e magari di migliorarvi, no? Ma sicuramente cercheremo di migliorarci un pochettino, allora migliorarsi vuol dire parliamo di playoff, però vediamo che tutte le squadre sono attrezzate, il campionato d'eccellenza calabrese sta diventando un campionato impegnativo, un bel campionato, ci sono città importanti, sicuramente c'è qualche squadra magari che parte favorita, ma subito dietro credo che ci sarà grande battaglia. Noi vorremmo far parte del secondo gradino, perché in questo momento la realtà dice questo, far parte del secondo gradino e cercare di battagliare fino alla fine per raggiungere un posticino nei playoff, cercando di dare fastidio ai primi posti come magari abbiamo dato fastidio l'anno scorso per la zona playoff. Ecco mister, adesso parliamo di una curiosità, ma è proprio vero che fuori quota tolgono un po' di qualità al calcio dilettantistico o viceversa fanno crescere le giovani promesse? Qual è il, guarda, questo è un argomento punto di questo è un argomento secondo me un po' delicato, perché che i migliori sappiamo vanno in Serie D, poi no, io credo che ci sono anche dei buoni ragazzi in eccellenza, credo che il fatto di dover giocare per forza sia un obbligo che non garbi. Noi oggi avevamo addirittura 2,94, credo che se un ragazzo è giovane giochi lo stesso, sia se è piccolo sia se è grande, come succedeva 20 anni fa quando non c'erano le regole. Le regole impongono questo, ognuno si adegua e lo fa nel migliore dei modi. Noi abbiamo dei giovani buoni, dei giovani interessanti che devono lavorare, sicuramente devono sapere che c'è da metterci grande impegno, perché credo come in tutte le società ci abbiamo i grandi che ci hanno grande professionalità e i giovanotti che magari ogni tanto si lasciano andare, questo è un male, però l'unica problematica è, secondo me, poi c'è la difficoltà di poter sviluppare a livello di under 18, di poter sistemare una squadra importante, perché poi il serbatoio dell'under 18 è sempre la prima squadra, avendo 10-12 elementi tra 92, 93 e 94, giustamente l'under 18 la vogliono fare in pochi, perché la prima cosa che ti chiedono è quella
di giocare in prima squadra, allora quello è un pochino un handicap. Però se fanno queste regole credo che chi sta sopra di noi sappia quel che faccia e noi ci adeguiamo con tranquillità e andiamo avanti per la nostra strada. Ecco mister, tu sei un fuori quota, così chiudiamo questa nostra simpatica chiacchierata. Che farai quest'anno? Giocatore, capitano e mister o solo mister e giocatore, no, capitano? Credo che... cioè, te la senti ancora di giocare? No, assolutamente. Parliamoci chiaro. Assolutamente. Ah, beh, 37 anni, voglio dire. Quest'anno farò soltanto l'allenatore perché credo che sia giusto svestire i panni da calciatore. Ognuno nella sua carriera fa quello che si sente di fare e fino a quando ce la fa. Io non mi svesto dai panni di calciatore perché sinceramente ho fatto 20 anni buoni, mi sono divertito, mi sono tolto delle soddisfazioni. Ora voglio studiare da allenatore, cercare di fare bene sotto questa veste perché sinceramente quello che è il mio obiettivo è quello di fare carriera. Credo che bisogna scindere il calciatore dall'allenatore, mi devo dare un'entità perché non è giusto nemmeno nei confronti di chi viene a seguire questa situazione. Fino a quando è stata sostenibile, bene, credo che quest'anno non sia più sostenibile da parte mia. Ecco, un vecchio giocatore, tra virgolette, che si sveste dai panni di calciatore, un giovanissimo allenatore al quale noi auguriamo una brillantissima carriera, magari trattando i campi professionisti. Me lo auguro, vi ringrazio, è stato un piacere, grazie a voi.